Ed eccoci con il presidente del Rotary Club, Carmelo Caccetta, al quale chiediamo com'è la situazione per quanto riguarda questo club, che è sempre più importante, anche se ultimamente ha avuto, diciamo così, si è fatto un gruppo anche a Capodorlando, però nello stesso tempo mi hanno detto, qui ben informati, che nonostante ciò il gruppo è aumentato. Infatti dico, nell'ottica dell'amicizia rotariana, il fatto che nasca un altro club non aggiunge e nulla toglie all'obiettivo finale, che è quello comunque dell'impegno nel senso rotariano. Anzi, più persone ci sono animate dallo stesso spirito, maggiore sarà l'azione che potremo portare avanti come club service. Ecco, quindi possiamo dire in perfetta armonia il tutto. Assolutamente, dico, non esistono divergenze tra i veri club Rotary, facciamo parte della stessa famiglia rotariana. Ecco presidente, per quanto riguarda diciamo l'attività, anche se è da poco, cioè, sono passate solamente 5 mesi, ecco, ci vuole illustrare quali sono le sue iniziative più importanti? Quelle dedicate, oltre ai progetti diciamo, che sono di natura distrettuale o anche le azioni a livello internazionale che il Rotary porta avanti, come club di patti la nostra attenzione l'abbiamo focalizzata soprattutto sull'ospedale, con un progetto particolarmente importante da realizzare presso l'UTIN, che riguarda la banca del latte umano donato. È l'acronimo è BLUD, che appunto indica proprio questa possibilità che vi è di poter estrarre il latte materno soprattutto per i bambini prematuri. Quindi in quest'ottica riteniamo di avere fatto un servizio utile alla nostra collettività, come tante altre persone si stanno impegnando per tutelare il nosocomio Battese, che come sappiamo ha un bacino di utenza molto ampio, abbastanza grande, e è nostro dovere di tutti i cittadini e a maggior ragione dei club service tutelarlo nell'interesse di tutti. Perfetto. Ecco, a proposito, lei ha accennato per quanto riguarda soprattutto l'ospedale, nello stesso tempo è collegato anche il Covid. Ecco, su questa situazione che purtroppo ha colpito tutti, ci vuoi illustrare qualche cosa? Cosa intendete fare? Quali sono state le sue iniziative? A livello di Covid, giustamente le iniziative locali da intraprendere spettano ad altre istituzioni, però a livello nazionale, a livello internazionale, il Rotary segue sempre tutte le vicende che hanno riguardato sempre le grandi pandemie, le grandi calamità anche naturali, con progetti specifici. Basta ricordare che il Rotary è uno dei maggiori finanziatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e che tra l'altro ha caldamente sponsorizzato l'eradicazione della poliomielite, che ora è presente soltanto nello 0,5% della popolazione a livello mondiale. Quindi un risultato enorme raggiunto grazie appunto al carattere internazionale del Rotary. Ecco, ci vuole anticipare qualche cosa che intende fare per i prossimi 6 mesi? Per i prossimi mesi sarà mio intendimento parlare di trasporti, nel senso che è una iniziativa che da tanto tempo ho nel cassetto, cioè la realizzazione di un'aviosuperficie nel comune di Patti. Un'aviosuperficie destinata agli aerei intraleggeri. Dove dovrebbe nascere? Nella zona del Timeto, non è un segreto. Penso che sia, diciamo, il posto, non fosse altro perché il luogo non si determina a caso, ma si determina dopo opportuni studi riguardo ai venti, riguardo agli spazi disponibili e alle linee di decollo e di atterraggio. Quindi, certo. La riunione di questa sera è solo per lo scambio degli auguri oppure? In genere a Natale per lo scambio degli auguri e per fare buoni propositi per l'anno nuovo. Speriamo che sia meglio di quello che abbiamo lasciato, come sempre si dice. Grazie presidente. A voi. Esatto. Ed eccoci con il vescovo della diocesi di Patti, Monsignor Guglielmo Giommano, al quale chiediamo come si sta comportando la diocesi di Patti in questo momento, vogliamo triste purtroppo, con questa pandemia che c'è in corso. È vero, è un momento difficile che stiamo attraversando e come
negli anni passati la diocesi di Patti si fa sempre più vicina alle persone bisognose con aiuti concreti. Il Natale è una festa di prossimità, Dio che si fa prossimo attraverso Gesù Cristo e va incontro all'uomo. E io penso che il modo più bello per festeggiare il Natale è alleviare le sofferenze di tanti nostri fratelli e sorelle attraverso aiuti concreti. E la diocesi di Patti, attraverso anche le strutture opportune, la Caritas, il volontariato, ha aiutato tante famiglie attraverso anche momenti di incontro, pranzi di solidarietà, ovviamente di asporto per rispettare un po' le norme stabilite durante il Covid, ma anche aiuti concreti economici a famiglie in difficoltà. Non dimentichiamo che a Natale il Vangelo dice è nato per tutti il Salvatore, nessuno debba sentirsi escluso dalla gioia del Natale. Cristo nasce per tutti e quindi dobbiamo aiutare tutti a vivere con gioia questa festa che pur nelle difficoltà è sempre bella e significativa. Una delle problematiche esistenti nella città di Patti è tutti spicchi il barone Romeo. Cosa sta facendo la Chiesa, voi, lei in particolare, per quanto riguarda? Io da sempre ho difeso l'ospedale Barone Romeo perché è un luogo di riferimento che tutela la salute dei cittadini. Ho fatto interventi concreti perché le strutture sanitarie possono dare le risposte adeguate. C'è molto da fare, non solo per mantenere l'esistente, ma anche per accrescere sempre di più il servizio sanitario, perché oggi la persona con la sua dignità va tutelata. È un modo significativo per tutelare le persone e garantire la salute, aiutarle a vivere serenamente. E l'ospedale è un luogo che deve aiutare a vivere e non a morire. La sua benedizione in cuore dei nostri telespettatori. Senz'altro, volentieri, invoco la benedizione del Signore con un augurio del Santo Natale a quanti ascolteranno questa intervista. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.